sono emozionatissimi. Non si sa se sono più emozionati i bimbi o la maestra che è qui con noi, o ci abbiamo anche il cameraman, esatto, con noi quest'oggi. E insomma, ce ne abbiamo due di cameraman, meglio che stare alla Rai, insomma, alla Mediaset. Siamo full, non c'è più spazio. Siamo strapieni di bimbi bellissimi. Mi fate un ciao in coro? Uno, due, tre. Ciao! Meravigliosi, sono stupendi. Poi metteremo un po' di foto perché sono davvero bellissimi. C'è un certo Lorenzo che è quello più scapestrato di tutti, ma mi ha detto io al microfono non ci vengo. In compenso però abbiamo Samuel, giusto? Ho azzeccato il nome Samuel. Fatti sentire, Samuel, fatti perché sentire. Se fai sì con la testa poi non si sente. Saluta mamma. Un ciao. Ciao. Oh, ecco, lo si vergogna, poverino. Allora, Samuel, che classe fai tu? La prima. La prima elementare, abbiamo detto, e non alimentare. Elementare. Ha ragione, tu sei Federico. Federico mi ha detto alimentare significa prosciutto. Scusate, c'è ragione. Allora, diamo il benvenuto ufficiale alla maestra. Ti vuoi sedere lì, Federico? Se vuoi puoi farlo, questa è la prima elementare della scuola Virgo Lauretana di Grottammare. Che scuola è? È una scuola molto grande perché comprende vari ordini di scuola, dalla scuola dell'infanzia alla scuola superiore. Cioè la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado, cioè la vecchia scuola media, e il liceo. Ah, anche il liceo. Sì. E questi bimbi che bimbi sono? Sono bravissimi. Vedo il naso di Pinocchio veramente, però... No, non è vero, sono bravissimi. Ecco, sono bravissimi. Il naso di Pinocchio. Tu con questa capigliatura, guarda, sai, già si vede che sei furbo. Altro che Lorenzo che dice ma poi si è nascosto. Oh. Allora, bimbi, chi è che mi racconta la materia preferita? Avvicinati al microfono. Tu sei? Questa? Dillo. Roberto, qual è la tua materia preferita? Matematica. Addirittura matematica? Io pensavo la ricreazione. No? Vabbè. E poi l'altra materia preferita? Matematica. Anche tu matematica? Mi siete messi d'accordo. Tutti matematica. Chi è che vi insegna la matematica? La maestra qui con noi. Ma è, sì, è proprio brava questa maestra che vi insegna la matematica e che vi piace così tanto. Accipicchia. È un'altra materia che vi piace? Parole. Italiano. Però scienze. Anche scienze ti piace. Cos'è che ti piace particolarmente di scienze? Dimmi che cos'è che ti ha insegnato la maestra che tu non sapevi. Adesso è la difficile. La cosa che ti è piaciuta di più? Quello quando abbiamo fatto l'albero con tutte le parti i rami, le foglie. Quindi i rami e le foglie che stanno sotto la terra, giusto? Sotto la terra? Ah sì? Ah. Mi sei emozionato un attimo, vabbè. Sentite, voi siete piccolini, però noi abbiamo Ivano qui, che è grande e grosso, ma lui in realtà avrebbe bisogno di un po' di ripetizione. Sono come loro, io che altro. Ma lo so, ho visto che ti però sei... c'è il ragazzo che gli volevo far dire una cosa. Il ragazzo, vai. Che volevi dire? Niente. Devi salutare a casa, papà? No. Dai, non devi vergognare. Ok. Allora, nessuno proprio amante dell'educazione fisica, hai visto? I tempi sono cambiati. Una volta quando ti chiedevano qual è la materia preferita e dove vai bene, potevi rispondere educazione fisica e religione. Ora addirittura matematica. Io rispondevo ricreazione, chissà, vabbè, comunque. Anche la ricreazione a loro piace. Beh, direi, voglio dire. Lorenzo, la tua materia preferita qual è? Non mi dire ricreazione che non ci credo. Anche tu matematica, ti piace? Sì, immagino, ti vedo già pronto come matematico. Dunque, qualcuno io sono che... un matematico. Sei un matematico tu, sì, già sì, ti vedo con la faccetta curva. Dunque, volevo chiedere una cosa alla maestra. Se qualcuno volesse iscrivere i propri figli a questa scuola, cosa bisogna fare? A chi ci si può rivolgere? Si può rivolgere alla segreteria della scuola. Sì. Dai, insomma, sei scatenato. Lorenzo, quando devi parlare non parli, quando devi stare zitto, chiacchieri. Ma come fai? Vabbè.
bene. Alla segreteria della scuola e si può iscrivere in qualsiasi momento, in qualsiasi ordine di scuola. Quindi ci si rivolge direttamente a Grotta Mare, dov'è l'indirizzo esatto? Via Parini. Via Parini, direttamente, quindi ci si può rivolgere a questa scuola per avere maggiori informazioni. Sì. Non rido perché sono arrivati tutti emozionati questi bimbi e adesso invece che hanno preso confidenza e sono proprio sono a briglia sciolta. Buongiorno. Ma le caramelle qui sono un po' pericolose. Allora bimbi, noi ci dobbiamo salutare perché il tempo purtroppo è come dire tiranno, quindi di spazio a disposizione non è che ne abbiamo tantissimo. Vi vorrei chiedere solo un bel coro per salutare R9, un bel ciao Radio R9. Vi ciao Radio. Aspetta, vi va di farlo? Sì, okay. Allora, ciao R9! Aspettate che c'è prima il punteggio. Allora, al mio 3, siete pronti? Uno, due, tre. Ciao R9! Ok, ci hanno salutato degnamente. Un bacione a tutti e grazie. Grazie soprattutto alla maestra. Grazie a voi per l'ospitalità. A presto. A presto. Siete fantastici, bravissimi, bravissimi. Bravi. Ciao! 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 Ciao!